Qual è la differenza tra il James Bond interpretato da lei e quello interpretato da Roger Moore? Non per stabilire qual è il migliore, ma qual è la differenza? Beh, credo che ci sia soltanto un approccio diverso. Penso che la differenza fondamentale sia che io interpreto Bond, come in quest'ultimo mai dire mai, con la realtà e la credibilità, sperando di mettere insieme, fra le acrobazie e gli effetti e quant'altro, quella innata dose di humor. E può succedere di tutto. Riguardo a Roger, credo che abbia ereditato l'atmosfera di una cascata di diamanti, in cui c'erano già troppi dispositivi e macchinari che avevano preso il sopravvento, per cui la sua è diventata una sorta di parodia del personaggio. E in quella situazione ha cercato di mettere lo humor a tutti i costi, al di là della credibilità e della realtà. Credo sia questa la differenza fondamentale. Così penso che in questa maniera abbia preso una direzione diversa e abbia acquisito un altro tipo di pubblico. Quindi lei pensa che abbiate spettatori differenti? È possibile, credo di sì. In una recente inchiesta è emerso che il 62% degli uomini e il 56% delle donne preferiscono il James Bond interpretato da lei. L'intelligenza prevale sempre, senza dubbio.